Ilari Blasi ha scelto di parlare dei martellanti pettegolezzi sul suo matrimonio a Verissimo, al cospetto di Silvia Toffanin, alla quale è legata da un rapporto di profonda amicizia, come ribadito più volte da entrambe. Nel corso della sua ospitata nel salotto confidenziale della sua amica, la Blasi non solo ha lanciato la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che la vedrà di nuovo capitanare le vicende dei naufraghi in Honduras, ma ha anche rotto il silenzio sul suo privato, mettendo a tacere le illazioni sul suo matrimonio con Francesco Totti. Un gossip che, malgrado la smentita del pupone, non si è placato, trovando altri argomenti per rendere la trama più coinvolgente. Senza remore, la conduttrice, come un fiume in piena, ha fatto scorrere le sue parole ammonendo duramente gli esperti di gossip ed i paparazzi che, a suo dire, hanno speculato sulla sua vita privata, imbastendo degli scenari irreali. Con la speranza di mettere a tacere una volta per tutte le indiscrezioni sul suo matrimonio, Ilari Blasi ha duramente condannato l'interesse ossessivo su di lei e su Totti. Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Sinceramente noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai miei figli, perché ormai sono grandi e ovviamente ci hanno chiesto cosa stesse succedendo e perché scrivevano quella cosa, quindi il nostro pensiero è andato a loro. La conduttrice ha poi puntualizzato che non è la prima volta che si è ritrovata coinvolta in queste illazioni, che ciclicamente vengono messe in circolazione dal gossip. Con tono furioso, la Blasi ha puntato il dito contro chi ha preso parte alla gogna mediatica che lei e Totti si sono ritrovati ad affrontare. La cosa vergognosa è che giornali, quotidiani che hanno una certa credibilità come il Corriere della Sera, come la Repubblica, il Messaggero, appunto, hanno dato la notizia certa, come se fosse certa, e hanno fatto una grande figura di me asterisco da. Scusa se uso questa parola molto forte, come forti sono state le loro illazioni. Senza fare il nome della presunta fiamma accostata a Francesco Totti, ha affermato di non conoscerla e che la foto allo stadio da cui sono partiti i rumors le ha fatto capire che si è voluto speculare sulla sua vita privata. Quella foto allo stadio a noi ha dato una certezza. La certezza che dietro ci fosse un'organizzazione, un disegno di qualcuno. Perché una foto, fatta così allo stadio, in prospettiva quindi a due file di distanza, vuol dire tutto, ma non vuol dire nulla. Oltre a scagliarsi alacremente contro lo scoop che ha accostato il marito ad un'altra donna, che ha fatto eco al gossip sulla separazione da Totti, Ilari Blasi ha smentito altre voci messe in circolazione per confermare la crisi di coppia, tirando in ballo le sue sorelle ed il patrimonio dell'ex capitano giallorosso gestito da loro. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha così avuto modo a Verissimo di rompere il silenzio per screditare il gossip, tacciando le notizie diffuse sul suo conto e su Totti per delle illazioni che hanno fatto vivere a tutta la sua famiglia un momento schifoso. Nel corso del suo duro sfogo al cospetto della Toffanin,